Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha disposto la chiusura per un anno del market etnico di via Santo Stefano, da tempo al centro delle polemiche dei residenti e dei commercianti della zona. L'ordinanza è stata notificata oggi dagli agenti della Polizia Municipale che hanno apposto i cartelli all'ingresso del locale gestito da una famiglia di nigeriani. Da tempo il market è nel mirino, accusato di essere un punto di riferimento per gli spacciatori africani della zona. Il locale era finito anche nel recente servizio delle Iene e non più tardi di ieri sera. Era stato protagonista dell'ennesima violenta lite che aveva richiesto l'intervento di polizia, carabinieri e militari dell'esercito. Chiudiamo per un anno perché quel luogo è un'indecenza e stia aperto, perché è un luogo che ci crea problemi, anche l'altra sera c'è stata un'altra rissa. L'ordinanza arriva al termine di quasi un anno di operazioni effettuate dalla Polizia Municipale e grazie a quanto emerso dai rapporti di servizio tra il 19 maggio scorso e l'11 febbraio e dai vari interventi svolti dalle forze di polizia nella zona, si è potuto riscontrare che il negozio Igo Market è di fatto il punto di riferimento e aggregazione di tossicodipendenti e il principale luogo di abituale ritrovo di persone socialmente pericolose dedite ad attività criminose, oltre che punto di appoggio e rifugio per gli spacciatori di droga, per lo più di nazionalità nigeriana. Nell'ordinanza viene fatto riferimento anche agli esposti presentati dai cittadini che si sono rivolti in questi mesi all'amministrazione comunale, alle numerose denunce di abitanti ed esercenti della zona fatte tramite la stampa locale. Il provvedimento del sindaco fa seguito a quello analogo nei confronti del negozio nigeriano di via Santa Margherita, che al momento resta chiuso in attesa del pronunciamento definitivo del TAR. Erano mesi noi ci lavoravamo, io lo so, capisco, la gente c'ha furia, comprendo tutto, però noi avevamo l'obiettivo di chiudere e di reggere poi il sicuro ricorso al TAR che arriverà.